Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video molto molto particolare. Sì, perché vi porterò a bordo del mio Cessna 174 sopra al mio paese, cioè Barzanok. Quindi passeremo sopra quello che sono le infrastrutture più importanti del mio paese. Dopodiché passerò sopra a casa mia, proprio dove abito io. Da lì in poi ci dirigeremo verso Arcore, quindi verso Villa San Martino, la famosa villa di Berlusconi appunto che c'è ad Arcore. Faremo un volo sopra appunto a quella villa e poi da lì ci dirigeremo verso l'autodromo di Monza. Tutto questo per farvi capire quanto Flight Simulator 2024, ragazzi, sia qualcosa di incredibile dal punto di vista della realizzazione per quanto riguarda il volo e anche per quanto riguarda tutto quello che è la mappatura del terreno che c'è sotto di noi, di come tutto è ricreato in maniera perfetta. Ragazzi, qualcosa di veramente incredibile. Siamo solo all'inizio, perché Flight Simulator 2024 è uscito, ragazzi, settimana scorsa, quindi è davvero nuovo, quindi avrà aggiornamenti, miglioramenti, è davvero davvero tanta roba. Ma dopo tutto questo intro, direi adesso di iniziare il nostro volo. Ed eccoci ragazzi col nostro Cessna 174 sopra al mio paese, Barzanò. Ragazzi, tanta roba. Guardate, adesso scendo un pochino di quota per farvi vedere meglio cosa possiamo vedere dal punto di vista appunto estetico e delle aree che andiamo a visitare, cioè qualcosa di veramente, veramente pazzesco. Adesso proverò a dirigermi verso quello che è il campo da calcio, che poi almeno è un po' il riferimento di tutto quello che andremo a vedere appunto partendo da lì. Quindi adesso ci dirigeremo con una bella virata verso il campo da calcio. Perfetto ragazzi, guardate, qua siamo dove ci sono i campi da calcio, quindi questo è quello che sono i campi da calcio del mio paese di Barzanò. Quindi adesso ve li faccio vedere meglio, giusto per farvi capire come tutto è ricreato in maniera impeccabile. Adesso ci dirigiamo verso i campi da calcio. Ecco qua ragazzi, guardate, campo da calcio a 11, campo da calcio a 7 in sabbia. Dopodiché da questa parte abbiamo la pista di atletica con le scuole elementari e medie collegate alla pista di atletica. Qua sopra abbiamo la strada provinciale. Adesso ci dirigiamo verso quello che è la mia abitazione, quindi da qua ragazzi ci spostiamo, scendiamo da questa parte e siamo praticamente arrivati a dove abito io. Ecco ragazzi, io abito esattamente qua sotto, praticamente qua sotto c'è casa mia. Io l'ho vista perché ovviamente l'ho riconosciuta, però fidatevi, io abito in quella posizione. Adesso da qua ragazzi ci spostiamo e direi di andare verso, come abbiamo detto, Villa San Martino, quindi ad Arcore, e poi da lì ci spostiamo per andare verso l'autodromo di Monza e vedere l'autodromo di Monza dall'alto, giusto per farvi capire ragazzi quanto tutto sia ricreato in maniera impeccabile. Adesso sono entrato direttamente nella cabina del mio Cessna, però adesso torniamo fuori così abbiamo più panorama dal punto di vista estetico. Adesso non sto rispettando tutte le quote e tutto quello che mi dice la torre di controllo, perché comunque è un volo panoramico per farvi vedere ragazzi come tutto è ricreato in maniera super super impeccabile. Ed eccola là che si è illuminata Villa San Martino, quindi adesso ci dirigiamo appunto verso Villa San Martino per vedere ragazzi com'è la villa di Berlusconi dall'alto, con anche lì un campo da calcio ragazzi. Cioè abbiamo visto quello del mio paese, qua sotto ce n'è un altro in questo paese che non so che paese sia, vedete, ci stiamo passando sopra adesso, ma Villa San Martino ha un campo da calcio tutto per lei, quindi una villa con un campo da calcio integrato. Ed è famosissimo ovviamente Villa San Martino, infatti ci passo apposta adesso perché comunque chiunque la conosce per nome, perché nei telegiornali si è parlato tantissimo anche per cose non positive magari, però tanti incontri, la maggior parte degli acquisti del Milan migliore sono stati fatti appunto a livello di contratti a Villa San Martino. Cioè Villa San Martino ha visto veramente di tutto e ripeto di tutto.
ormai ci stiamo avvicinando. Ovviamente sto utilizzando il mio Cessna in questo momento, quindi un aereo molto turistico, molto lento dal punto di vista delle prestazioni, ma che ci fa ammirare un panorama davvero, davvero pazzesco. E Fly Simulator, ragazzi, in questo non delude, perché guardate che spettacolo di panorama che abbiamo, qualcosa di veramente incredibile. Poi dopo, quando arriviamo a Villa San Martino, ovviamente magari ci abbassiamo un po' di quota, così da vedere un pochino meglio tutto, anche se secondo me per quello che dobbiamo vedere anche da questa altezza è tanta roba. Passiamo un attimo all'interno del mio Cessna per vedere un po' anche tutti i comandi, a vedere se è tutto a posto. Ovviamente c'ho il sedile da parte, non c'è, ci abbiamo delle scatole. Perché c'ho delle scatole? Non lo so, probabilmente dovrò consegnare delle scatole. Torniamo fuori, ormai ci siamo, ragazzi, siamo in zona Villa San Martino, ci siamo. Facciamo giusto un volo per farvi vedere com'è la villa, o meglio come sono gli spazi della villa dall'alto. Ragazzi, ormai ci siamo, ci siamo. Salire e mantenere quota FL360. Guardate, ragazzi, eccola qua la villa. Guardate il campo da calcio, pazzesco, pazzesco, con la pista d'atterraggio per gli elicotteri. I campi da calcio in realtà sono due, se li andiamo a vedere bene. Neanche uno, due, uno più piccolo, uno più grande, poi ce n'è uno ancora più piccolo, forse un campo da tennis, non lo so, però pazzesco, pazzesco. Adesso facciamo una virata, se riusciamo. Ecco qua, ragazzi, guardate che spettacolo, guardate, questa è Villa San Martino, con la pista atterraggio dell'elicottero, campi da calcio, c'è veramente, veramente di tutto, Facciamo un altro giro e poi ci dirigiamo verso l'autodromo di Monza, Altro giro panoramico. Ecco qua che ci siamo. Ecco la villa qua sotto, la vedete? E poi, oh, aspettate che mi sto andando a sfracellare. Ok, ecco qua tutto. Stavo guardando il panorama anch'io e non ho mi sono accorto che stavo scendendo di quota. Quindi Villa San Martino l'abbiamo vista, adesso destinazione, ragazzi, autodromo di Monza. Torniamo un po' in quota perché siamo veramente scesi tanto di quota. Ed eccoci, ragazzi, che siamo sopra all'autodromo di Monza. Guardate qua la parabolica, ragazzi, fantastica, qua abbiamo la parabolica. Adesso facciamo magari, qua abbiamo la pista d'atterraggio per l'elicottero. Peccato che non ho l'elicottero, se no potevamo atterrare, non ci ho pensato, potevo prendere l'elicottero e atterrare direttamente all'autodromo, nella pista d'atterraggio appunto dedicata agli elicotteri. Adesso, ragazzi, qua abbiamo tutta la parte di pista che però è dentro alla vegetazione, quindi una parte non si vede perché è veramente chiusa all'interno della vegetazione. Guardate qua tutta la parte dei paddock. Quindi adesso ci torniamo, ragazzi, ci torniamo con calma. Ecco qua, quindi questa è tutto il rettilineo che porta alla parabolica. Guardate che spettacolo la parabolica. Adesso facciamo magari una bella viratina, se riusciamo, senza andare a centrarci. Sta andando in stallo, non stallarmi, non stallarmi. Ed ecco qua, ragazzi, guardate che spettacolo, il rettilineo con i box, il paddock, la griglia di partenza. C'è un avvallamento nel rettilineo, causato ovviamente dalla mappatura. Guardate anche qua, c'è un avvallamento nel terreno causato ovviamente da quello che è la mappatura satellitare. Guardate che spettacolo, qua siamo già alla prima variante. Spettacolo, prima variante. Qua siamo alla Biassono, curva Biassono da questa parte. Poi qua entriamo in quello che è tutta la vegetazione, quindi si vede veramente poco. Qua continua la curva Biassono. Ed è qua, ragazzi, arriviamo alla variante della Roggia. Ecco qua la variante della Roggia, spettacolo. Aspettate, adesso sto guidando malissimo l'aereo perché sto guardando anch'io la pista dove è sotto, perché poi la perdo, vedete, tipo qua l'ho persa perché c'è troppa vegetazione, quindi me la sono persa. Adesso
attorno in giro, perché ho perso dov'è la pista, ragazzi, non l'ho più vista immersa nel quello che è tutti gli alberi del parco di Monza, perché sapete che l'autodromo di Monza è all'interno di un parco, quindi è tutta all'interno di boschi e alberi veramente che la circondano. Ed eccoci, ragazzi, che siamo alla variante Ascari, quella che poi ci porta in questo rettilineo anche di nuovo alla parabolica. Quindi, ragazzi, uno spettacolo, guardate che spettacolo. Quindi, fatto questo bellissimo volo panoramico in cui vi ho portato, e spero che vi sia piaciuto questo volo panoramico dove vi ho portato nel cuore della Brianza, partendo da Barzanò, arrivando fino a Villa San Martino ad Arcore e poi all'autodromo di Monza, vi sia piaciuto. Quindi, detto questo, direi di dirigermi verso l'aeroporto di Linate per l'atterraggio, però visto che è un po' lontano ci vado io da solo. A voi vi saluto, ragazzi. Quindi, se questo mio video vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale e tantissimi reel riguardante la simulazione di guida e magari anche di volo. E sempre se vi va, vi invito a seguirmi sul mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Vi invito a seguirmi anche sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove posto tutti i prodotti che non tengo per me e rivendo a prezzi davvero super super scontati. Ma quello che assolutamente dovete fare, ragazzi, è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità o un volo con Flight Simulator. Ciao e al prossimo video!